La rassegna stampa è offerta da GB Infissi, www.infissipersempre.it, a Nardò. Sabato 11 dicembre, buongiorno a tutti, vediamo i titoli per la rassegna. E apriamo con il Corriere della Sera, inchiesta sulla caccia ai voti, la presunta compravendita denunciata dall'opposizione Berlusconi, molti Fignani si asserranno, il PDL contro la procura è un'ingerenza gravissima. Il sondaggio ci dà il PDL che risale del 28%, Future Libertà invece in calo, cresce il PD. Quel Nobel ha una sedia vuota, la cerimonia per il dissidente Liu, prigioniero in Cina. Passiamo al Messaggero, caccia ai voti, lite giudici PDL, la procura apre un'inchiesta, la maggioranza intromissione grave, Berlusconi che sfiducia via dal centrodestra, Future Libertà non è un marchio Mediaset. E per quanto riguarda il caso di Yara, di nuovo interrogato il ragazzo vicino di casa, Yara con due uomini, il giallo dei tre testimoni, il PM per noi è viva. Passiamo alla Stampa, inchiesta sul mercato dei voti. La Procura di Roma indaga dopo la denuncia di Di Pietro. Il PDL presenta un controesposto e un'ingerenza, noi parte lesa. Berlusconi via dal centrodestra, chi vota la sfiducia. Future Libertà non è un marchio Mediaset. Nuovo tentativo di mediazione tra gli ex alleati. Oggi il PD in piazza contro il Premier. Il Nobel per la pace va a una sedia vuota, cerimonia a Oslo senza il vincitore Liu Xiaobo, in cella in Cina, Obama lo merita più di me. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno, Pisano shock, borghesia mafiosa, dopo le audizioni delle forze dell'ordine e dei magistrati allarmante relazione, il capo della commissione antimafia anche in Puglia collusi. La Regione Salento, Lecce non si esprime, consiglio senza numero legale. E andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Un faro su venduti e comprati. Si muove la Procura di Roma sui cambi di casacca in vista del giorno del giudizio di martedì 14, scontro PDL Toghe. Inchiesta sulla compravendita di voti, Berlusconi, chi mi sfiducia è fuori, guerra di esposti. Cicchitto, ingerenza dei PM, casini non tutti in vendita. La piovra pugliese sull'economia verde, Pisano anche la politica usata dal clan allarme nel calcio, nel mirino eolico e fotovoltaico. E il caso di oggi, allarme cocaina, il direttore dell'ospedale striglia i dipendenti, qui non si sniffa e a Galatina scoppia il caos. Passiamo alla Gazzetta di Lecce, qui non si sniffa, monito ai dipendenti dell'ospedale, clamorosa iniziativa del direttore del Santa Caterina Novella, Giuseppe De Maria. E a Galatina è subito scontro duro, i sindacati non ci stanno, serve un percorso calibrato sulle singole situazioni, così si crea solo allarmismo. Carte false, arrestato Nicola Carlino, è successo a Nardò, si spacciava come commercialista. 2 milioni di euro il bottino del colpo al tir delle bionde. E il caso Yara, un mare di speranze, un gesto simbolico degli studenti nel punto in cui la tredicenne scomparsa era solita fare il bagno. Messaggio in una bottiglia affidato alle onde, restituitecela. Passiamo ora al quotidiano, basta sniffare in ospedale, lettera shock del direttore generale del nosocomio di Galatina ai dipendenti. Multe illegittime comune all'attacco, verbali ai varchi della ZTL, contestata la sentenza del giudice di pace. Il comune ribatte al giudice, tutte valide le multe. Chi effettua la notifica è un ufficio di Poste Italiane e non un privato. Caso BAT e cassa integrazione. L'azienda annuncia il provvedimento stop prima di Natale. Chiuderà i battenti a Lecce prima di Natale. Dal 1 gennaio 2011 140 lavoratori saranno messi in cassa integrazione straordinaria per 12 mesi. Andiamo alle pagine interne.
Assalto al TIR, caccia al comando e alla talpa. Gli investigatori hanno visionato anche le registrazioni di alcune telecamere, il valore delle sigarette forse 2 milioni di euro. Il tecnico della sicurezza aiutò i banditi, ma un'impronta digitale lo porta in carcere. L'uomo, un 36enne romano, dimenticò nel cavò un manuale di istruzione. Esperto di elettronica, avrebbe dovuto disinserire l'allarme. Passiamo alla giornata di consiglio comunale ieri a Lecce, salta il consiglio sulla regione Salento, al terzo appello viene meno il numero legale, 11 gli assenti nella maggioranza. E infine lo sport, Di Michele rilancia Piatti, segnerò 10 gol, l'attaccante suona la carica, battiamo il Chievo e poi il Bari, col Napoli ce la giochiamo, Ofere ok. Bene, anche per oggi è tutto, l'appuntamento è per il TG. La rassegna stampa è stata offerta da GB Infissi, www.infissipersempre.it a Nardò. La cura dei particolari, una scelta importante. GB Infissi, porte e finestre per sempre. Chiama numero verde 800 98 77 08. GB Infissi a Nardò. www.infissipersempre.it